Salvate due bagnanti in spiaggia, ma è un'esercitazione. Sono state soccorse una paziente politraumatizzata e un'altra con principio di annegamento. A Monte Silvano, nella spiaggia adiacente alla postazione mare di Croce Rossa Comitato di Penne, si è svolta una simulazione che ha visto protagonisti volontari dell'OPSA, operatori polivalenti per salvataggio in acqua. Per la buona riuscita dell'evento sono stati coinvolti i comitati di Pescara e Cepagati. Gli equipaggi dotati di gommone e moto d'acqua hanno effettuato due salvataggi in questa esercitazione, di cui uno su una bagnante politraumatizzata e un altro su una bagnante con principio di annegamento. Successivamente due equipaggi di ambulanza hanno raggiunto le pazienti provvedendo alle manovre di primo soccorso. Una volta stabilizzate, le due donne sono state trasportate nella PMA, postazione medica avanzata, dove sono state accolte dal personale medico e infermieristico. Al termine dell'esercitazione, vi mostriamo l'immagine, le squadre di OPSA hanno proseguito con ulteriori tre salvataggi in acqua. È raccomandata naturalmente la massima prudenza a tutti i bagnanti per vivere in mare in totale sicurezza. Proprio per questo gli angeli del soccorso comunque sono sempre presenti.